Eccola là, là. Allora, dobbiamo caricare. Sta pistola qui, bisogna velocizzare la ricarica di sta pistola perché se schiazzi un colpo sei totalmente fregato. Allora, io tornerei con questa che almeno più colpi. Sono d'accordo. Un po' di vita la possiamo usare, che siamo messi male, così ci portiamo a casa questo. Ehi, bel tavolo da lavoro. Bel po' di colpetti, ok. Adesso possiamo modificare proprio quello che dicevo prima. Mirino 3 scopi, poco per 4. Vediamo. Mamma mia, per un punto i danni. Per un punto i danni. Cioè, se aumento i danni di quest'arma, io shotto qualunque cosa. Barra persona. Cioè. Certo, i colpi sono sempre ben pochi, per quest'arma, però. Allora. C'è tanta roba da raccogliere qua, tecnicamente. Uff, la fondina per l'arma lunga. Ok, top. Proprio quello che serviva. Tac, tac. Perfetto. Perfetto. Come usciamo? Passando di qua. Facendo prima un saltino tipo danza. Qua c'è qualcosa? Sì! Sì! Li abbiamo chiamati. Allora, uno lì. Uno qua. Questi è che mi sembrano molto molto utili. Questi pugnali, soprattutto con i clicker. Ah, ci sono anche quei gran figli di puttana. Tu vieni qua? Dai. Questi sono i peggiori, oh.
Fanno i fighi quando sono in tanti, ti attaccano. Però in realtà si cacano sotto, si nascondono. Forza un po' con le palle. Questo l'ho seccato male, eh. Vuol dire che questo l'ho seccato male. Spiace. Hai capito il mirino telescopico adesso cosa mi serviva? La ritento. Ah. Sono resistenti questi qua. Finiti? Ok. Non c'è il tramonto. Non posso orientarmi con la ruota. Fabi, non mi sembra una scusa. Dovresti saperlo a memoria dove cazzo è sta ruota. Per essere scurrili o scortesi, però e dai, un po' che non trovavo una monetina. Alabama, Da qui devo solo proseguire dritto. Sweet home Alabama. Non so nuotare. Forse è meglio così, no? Magari facevo prima. E ora, Abby. E ora? Ah, ok. Ah, infatti. Tocca nuotare. Sembra abbastanza chiaro e cristallino. Ok. Mamma mia. Ma a che gioco stiamo giocando? Oh, Palalero. Will. Vado a stendermi. Nonostante l'adrenalina di questo merdaio senza fine, l'influenza mi sta annientando. Concedimi qualche ora di sonno per riprendermi. Ho messo a dormire la nostra piccola ape. Penso che tutta quella violenza l'abbia scossa. Mi ha chiesto: mamma, perché tuo papà spingevate quella persona, quelle persone? Le ho spiegato che era l'unico modo per salire a bordo. Ha annuito, ma non credo abbia effettivamente capito. Forse. Forse avrei dovuto darle una risposta diversa, non lo so. Ad ogni modo, se si svegliasse prima di me, leggile uno dei suoi libri. L'aiuta sempre a calmarsi. Spero che tu abbia risolto quel problema con i razionamenti. Ti amo, Quinn. Freccino. Che può far comodo. Salve. Oh, salve. Ah, ma questa è una porta, infatti, no? Dicevo, come può esserci un'altra strada? Ok, qua si sale. No. Ok.
questa è tanta roba. Ah, senza caricare proprio così. Ma benissimo davvero. Ma che cavolo si aspettava di dover usare una balestra? Allora, dove so? Sopra? Ah sì, sono sopra. Però, da capire se conviene sempre usarla la balestra. Cioè, nel senso, quante se ne trovano di frecciazze? Invece la balestra sono più resistenti, quindi è possibile recuperarle più spesso. Ah, questa è davvero un'ottima cosa. Proprio la risposta che volevo alla domanda. Ah, poi si trovo pure queste cosine qui. Niente male. Vabbè, adesso facciamo una prova, dai. Soprattutto poi se li becco in testa, devo dire. Poi, ricordiamoci che ho anche la pistola con il silenziatore, dai. Calmi, calmi, calmi. Che mi sembravano un po' comunque. Mi sembravano un bel po'. Però questo sta girato. Un po'. Un po' lenta effettivamente. Siamo un po' lenta da mischia. Cioè da mischia, nel senso da fare così a corto raggio. E non ho recuperato assolutamente niente. Ah sì, eccola, eccola, eccola. Ok. Però una l'ho sprecata perché l'ho tirata chissà dove l'ho tirata. Vabbè. Ok, qua c'è dall'altra roba. Entriamo qui dentro prima. Pistola è un'altra roba, però, signori. Sono più da pistola. Allora, questi li vorrei fare. Questi sono troppo utili, ragazzi. Sono troppo, veramente troppo utili. Qui mi manca un'arma contundente. Ok, passiamo da qua dietro. Buona. Ma è quella che ho tirato prima a caso? Forse sì, forse no. Cosa abbiamo qua dietro? Ok. Questo mi fa molto piacere. Un po' di rifornimenti. E un collezionabile. Virginia Occidentale, ottimo. Belline. So che sono proprio clicker qua, eh. Ma esci di qui? Oh, io sono incazzatissimo, incazzatissimo. Ci arrivi? Ti prego! Ok, ah ok. Non... Ho cambiato arma così all'improvviso e credevo non di non averlo preso. Figlio di gran... No. Ok, di qua si prosegue. Un attimo che qua potrebbe esserci sempre qualcosina di intrigante. Non voglio perdermi quasi nulla. Cerco di non perdermi quasi nulla. Ci provo almeno. Sì, ma mi aspetto qualcosa di orribile, ragazzi, in questo momento, sono sincero. Mi aspetto davvero qualcosa di orribile. Ah, di qua non si prosegue. Quindi devo passare per forza di là. Questo si muove o resta fermo? Resta fermo.
Andiamo con un'eliminazione furtiva, non usiamo il pugnale. Ok, possiamo fare qualcosa. Qua c'è qualcosina? No. Ok. Cambiamo un attimo arma, va. Non so perché, ma mi sento un pochettino più sicuro così. Chi non si sentirebbe sicuro con un fucile a pompa? Tutta infestata, veramente. Ah, questo resta fermo. Ok. E questo è andato. Chi è che mi aveva visto? Scusatemi. Chi è che mi aveva visto? Ah, lì ci sono i clicker. C'è qualcun altro che poteva vedermi? A parte... Madonna santa, ma sono tantissimi. No, allora io prima di venire in questa cassaforte, a meno che io non la possa già aprire. No, non ha senso adesso provare, perché di qua mi vedono forse. Non so se mi vedono. La rischio. Rischiamola, dai. Allora, il primo è il 90, sicuro. 77? E 01? Eh sì. Eh sì. Ok, posso abbassare. Non era facile perché c'è il rumore della pioggia. È stato un pochettino più complicato. E c'è un... Porca miseria, ho appena usato le pillole. C'è un manuale. Armi improvvisate, tattiche terroristiche, manuale pratico. Identifica e resisti a niente. Nuovo ramo, potenziamento, armamenti. Armamen. Vediamo. Crea ogni oggetto al doppio della velocità. Crea armi da missili potenziate più robuste. Intrigante. Intrigante, intrigante. Ok. Perfetto, ottimo. Vogliamo provare a usare la balestra? Allora, ah, ecco, forse era quello là che mi poteva vedere. Che giro fa? Non lo so. Entra dentro? Vabbè, sentite. Andiamo poi. Ah sì, era proprio quello che mi poteva vedere. Oh, il clicker non mi può vedere. Vediamo questo che giro fa. Ma lo uccido il clicker? Sì. Sono proprio tanti. Io il clicker comunque lo andrei a eliminare così, eh. Prenderai questo quando arriva qua. Prenderei questo qua quando arrivo. Ok. Sì. È stata la scelta giusta, devo dire. Adesso mi esce il clicker. Lo castigo. E poi gli altri ce li facciamo in scioltezza. Che stai a fare? Nascondino? Da un po'. Non voglio fare un fail. Esatto. Incredibile. Una volta sì, a seconda no. Vabbè, niente, è andato. Non è stata la scelta giusta.
Corri, corri, corri. Corri, corri, corri. Ma proprio adesso ci devono scaricare le batterie, porco, zio, porco. Mi scusi, eh. Uno. E due, salve. Oppela. Ah, è volato. Ah, vabbè, l'ho sprecata. Peccato. Vabbè. Sì, è finita. Sì, ce l'ho fatta. Sì, marca miseria. Allora, recuperiamo qualcosina. Ok, scusate anche il cambio di inquadratura, ragazzi, ma... devo giocare con il pad attaccato, quindi... un pochettino più spostato rispetto al normale. Ok, ma noi dove dobbiamo arrivare, no? Alla ruota. Allora, freccia, barretta, oh mio Dio, e una lettera pure. Partiti da San Diego, direzione Vancouver. La folla che provava a salire a bordo si è fatta violenta, ma l'evacuazione è stata un successo. 35 passeggeri al comando. Due passeggeri dicono di soffrire di mal di mare. Ho improvvisato una sorta di infermeria sul ponte inferiore perché potessero riposare. Contatto radio con il porto di Vancouver, buone notizie. Per ora nessun segno di contagio nella popolazione. Il passeggero Barnes è sparito dall'infermeria. Iniziate le ricerche. Barnes ritrovato. Non era mal di mare, è infetto. È intervenuta la passeggera Josephine Roberts, scaraventandolo in mare. Ah, così. La signorina Roberts ha chiesto che il medico di bordo riesaminasse tutti. Ho rifiutato. Non abbiamo comunque gli strumenti adatti. Ho rifiutato anche la sua richiesta successiva di restituire le armi. Non lascerò che la paranoia ci conduca al disastro. Nonostante le proteste, gli altri passeggeri che lamentavano problemi di salute sono stati messi in quarantena nell'infermeria sotto coperta. Avvisata la costa di Seattle, contatto radio per chiedere rifornimento, ma nessuna risposta. Proseguiamo. Tutti i pazienti di infermeria sono stati giustiziati. Non erano infetti. È omicidio a sangue freddo. Nessuno potrà sbarcare prima che venga trovato il responsabile. Come sospettato è stata la Roberts. Ci siamo colpiti a vicenda. Non credo che sopravviverà. Se estraessi quest'affare mi dissanguerebbe in pochi minuti. Meglio raggiungere prima la costa per permettere a tutti di scendere. Il porto è vicino. Devo resistere. Sento gli infetti fuori dalla porta. Aveva ragione lei? Che casino. Ah mamma, veramente. Ma quindi la Roberts usava... porca miseria. La Roberts usava la balestra. Perché lui c'aveva un... pezzo de... una freccia addosso. Oh, un collezionabile. Aiuta. Aiuta. Roba forte, ragazzi. Roba fortissima. Oh mio Dio, scusa, non mi ero accorto. Abby. Ok, ma dove stiamo andando, porco cane? Ah, dove la scala lì? Nel nulla. Vai, mo. Mi sto cacando sotto. Sto cacando sottissimo. Oh, io andrei di qua, sinceramente. Salve. Salve, ci conosciamo? No. Credo di no. Ma tra l'altro con Ellie non siamo passati... da qua sotto. Oh no.
Mamma mia, che è uno stato di ansia perenne. E non solo. Non c'è solo ansia, ragazzi, c'è di tutto. C'è di tutto, veramente. Allora, qua dentro. Niente? Oh. Mi aspettavo qualcosa. Si scende. Boom. Mi fa molto strano comunque che non ci sia nulla. Tutto vuoto vuoto. Niente da raccogliere. Neanche un... Nulla. Zero. Ok. Si entrerà di là. Dalla porta. Sì, dai. Si entra dalla porta. Andiamo, dai. Non si entra dalla porta? È tutto buio comunque. Deve essere dall'altra parte. Calla, è che non lo sapevo. Mortacci vostri. Permesso, salve. Posso scavalcare? Grazie. Ok. Questa porta è chiusa. Ok. Molto bene. Permesso. Sa sì. Ehi là. Trasporta. Aspetta un attimo, mi scusi. Con calma. Avevo pensato di entrare da qua, ma il trasporta non l'avevo contemplato. Oh, non si apre niente, va, porco cane. Spacca un po'. Tira una... Allora, trasporta. Trasportiamo. Non credo di dover far così. Ho capito, che fa? Cosa fa? Rientra dentro la porta, mi scusi. Scusi, Forse non deve andare così, eh. Se ricorda rientra. No, perché c'è. Non vorrei che. Aspetta un attimo. Aspetta un momento, che secondo me è così invece. Oppela. D'un tratto la corda si è allungata. Andiamo poi. Eh sì. Eh sì. Già Cosa mi tocca fare veramente. Entrare in un acquario. Olè. E quindi immagino che valga la stessa cosa. E grazie. Sì, va. Ma no, devi scendere, Abby. Io capisco che hai paura della... dai! Salve, buongiorno. Buon appetito. Buon appetito a tutti. Allora. Ho sentito un rumore. Allora, lì c'è qualcosa da raccogliere. L'ho già visto questo posto. Sì, l'ho già visto. Allora. Qui c'è il tuo zaino. Ma è sangue. Bad impressioni. Bad impressioni. Tecnicamente se adesso guardo a Ehi, destra, Owen! ci dovrebbe essere un cane. Mi ricordo che Ellie uscì di qua. L'aveva attaccata il cane. Non me lo ricordo. Si va. Cutscene, dai, per forza.
Niente. Salgo su. Allora, qui non si apre. Beh, io qua guardo un attimo, adesso. Perdonatemi, sono un po' lento. Ma che fai, non esplori? Esplori. Questo secondo me non si apre. Non credo che si apra, infatti. I brividi, ti mettevano i brividi. Ti mettevano i brividi la musica. Cioè, e allora io salirei su. Beer pong? Io salirei lì. Però qua? Io voglio andare su. Capisco neanche. Era su, no? Il covo d'amore. Ehi, sei lì dentro? Neanche su. Ma va, ma incredibile. Niente, allora si prosegue. Ah, vero, certo. Certo lo dico io, mo. Sì, ma non sono così convinto io, eh. Sì, salve. Non sto capendo. Isaac ti ha mandato a cercarmi. Ti sbagli. Che combini qui? Beh, devo smontarla prima di rimetterla insieme. Capito. Un sorso? Passo. Come vuoi. Danny è morto. Mi dici che è successo? Stavamo ripulendo un accampamento, giusto un paio di iene. Ho colpito uno dritto in testa, forte. E lui è andato giù. La sua arma era lì di fianco. Ma lui non l'ha cercata. Si è voltato verso di me. Ed era vecchio. E stanco. Sembrava. Pronto. Ne ho uccise di iene. Però. Ce l'ho fatta. Ovviamente Danny a quel punto si è incazzato. E io gli ho detto che poteva continuare da solo. Mi ha puntato contro la pistola. Ho provato a fermarlo e così. Non sapevo neanche se avesse preso me o lui. Sei solo difeso. Smettila. Posso risolverla io. Parlerò con Isaac. Io sono stanco, Abby. Non voglio lottare per una terra di cui non mi frega più un cazzo di niente. Io vado a Santa Barbara.
solo per delle voci. Ne ho sentite diverse. Le luci non stanno ritornando. Sono andate. È una pista. Io voglio provare. Non pensi a me. Non corre rischi qui. Ok. Ne riparliamo quando sarai sobrio. Non fare così. Fare cosa? Mi tratti come se fossi uno schizzato. Ma sei d'accordo con me? Se le luci fossero a Santa Barbara, io me ne andrei il più lontano possibile. Cosa? Niente. Sì, sono cresciuta. Dovresti provare. Ah sì? E come dovrei fare? Dovrei cercare chi ha ucciso la mia famiglia? Fermarli? Potrei torturarli fino ad ammazzarli. Beh, dalla rissa a un'altra cosa è un attimo, eh. Bene. Grazie. Cosa? Non avevo già vissuto sto momento. Direi che non è. Oh mio Dio. Cavolo, lui c'ha una cicatrice gigantesca. Ma gigantesca proprio. Mocciosi di merda. Vabbè. Si atto il giorno 2. Merda. Devo salvarli prima che sia troppo tardi. Pure. Oddio mio, di nuovo i serafiti. Che diavolo sto facendo? Ma veramente? Credo di dovermi buttare, vero? Ah, infatti. Stavo per sassarmi di sotto, ma... Olè. Andiamo un po'. Sei stata brava.
Ok. Sì, ma siu, e dove mi zega era, no? Chiedo per un amico. Almeno so che è vivo. Quella bambina è una gomita. E la madre? Ha rinunciato a scivolare. Le ha istruite bene. Lei le ha istruite bene, ma alcuni ne sono maledetti. Ma dove cacchio scavalca pure quello, mortale. Ci sua. Vabbè, sentite. Ti prego, prima. Ok. Vabbè, uno in scioltezza ce lo siamo portati a casa. Mi sembra un bel posticino questo. Ah, ma ci sono gli stronzi, ecco perché sono così veloci. Quelli un pochettino più grossi. Dai, dai. Non ho capito se quelli grossi li posso prendere di soppiatto. Però se sto qua non mi vedono. Chi hai trovato? Mamma mia. Ciao. Troppo forte. Finiti, no? Ma che cazzo? Rapido e quasi indolore, mi verrebbe da aggiungere. Allora, aspettate perché. Cioè, ragazzi. No, l'esplosivo, dov'è il mio esplosivo? Cioè, i proiettili incendiari sono fondamentali. O fondamerdali, come preferite. Ok. Ma è mo'? Ah, ci chiudiamo dentro così? Salve. Allora, non niente, io volevo solamente ordinare degli scatoloni. Sì, scatoloni. Vedo che ne avete, quindi. Oppela. Esplosivo. Mi serve un esplosivo. Niente. Niente esplosivo. Non ne avete più, finiti, eh? Finiti l'esplosivo. Vabbè. Peccato, avremmo potuto fare. Grandi affari. Tavolo. Tavolo da lavoro.
Cosa possiamo fare? Perché possiamo modificare anche il balestrozzo, per esempio. Allora, ah, i danni qui li abbiamo già modificati. Possiamo fare velocità di ricarica, però sinceramente. Poi allora, qua. Beh, velocità di ricarica qui non è male. Ve l'avevo proprio detto, che è un po' lenta. Dai, facciamo velocità di ricarica. Così sarò più letale. Telescopio, stabilità. Dai, facciamo velocità di ricarica. Più 55%. Niente male, devo dire. Dai, facci vedere cosa fai, porca miseria, ce lo copro tutto. Possiamo proseguire. Spero ci siano ancora. Questo non te lo posso assicurare. Oh. Dove siamo passati? Non mi ricordo da dove eravamo passati. Non mi ricordo da dove eravamo passati. Eravamo passati di qua? Ah, sì, sì. Attenzione. Ragazzo, ci siete ancora? Beh, io questa me la